a tutti, insomma, siamo qui con Antonio per ecco, lui che ha annunciato che hanno rimandato l'incontro con Cristina e Giorgio. Abbiamo colto l'occasione per vederci un attimo. Salutiamo anche Roberto e Claudia, che in questo momento non potevano esserci, per invitarvi ancora una volta all'incontro di martedì sera alle ore 21. Cosa succederà, Antonio? Allora, martedì sera alle ore 21 saremo sempre su questa pagina e anche sulle loro pagine, quindi le pagine di Amati per Amare e Spose di Cristo. Ci sarà la presentazione ufficiale del nostro libro che abbiamo scritto a 12 mani, quante sono? 12. 12 mani. A tre coppie per 2, 6, insomma. Un bel po' di avremo, mani. E poi sì, abbiamo sì. E ci mani sarà un presentatore di eccezione per questa presentazione, che appunto è un cardinale della Chiesa, che è il cardinale, lui preferisce farsi chiamare Don Matteo Zuppi, Don Matteo Zuppi. Di Bologna. Lo vi faccio vedere. Vediamo il trailer del nostro libro. Contro il logorio della vita moderna, tre coppie 2.0 hanno deciso di imbarcarsi in un'avventura straordinaria. Rispondere alla domanda che da secoli affligge il genere umano. Il matrimonio è la tomba dell'amore? E sono diventati influencer dell'amore. Influencer dell'amore. Dal 16 novembre in libreria. Ok, ecco. Giusto per fare un po' un lancio di questo incontro che faremo martedì. Se avete delle domande, già potete scriverle magari qui, così prendiamo un po' nota di quello che volete sapere su quest'opera, su questo libro, che insomma in questi giorni sta girando in qualche modo. Abbiamo fatto un po' di foto locandine, vedo che la gente comunque è molto curiosa e sono contento. Ma poi una cosa che ci tengo a dire subito è che questo libro abbiamo scritto davvero per mettere nero su bianco quello che è un po' il nostro bagaglio di tre coppie, no? Tre coppie 2.0, ma siamo tre coppie di sposi come tutti, e davvero speriamo che questo libro arrivi nelle mani, insomma, di tutti voi, soprattutto perché è pieno di spunti di riflessione, pieno di piccole luci che si possono accendere in famiglia per poter approfondire alcune cose della vita di coppia, della vita di fede, della vita dal punto di vista anche psicologico, anche dal punto di vista proprio carnale del corpo, perché ricordiamo, insomma, che la spiritualità cristiana è una spiritualità che si incarna e quindi non può fare a meno della carne. Quindi davvero, insomma, come diceva Sofia Loren in una pubblicità di tanti anni fa, accattate Millo. Va bene, lo trovate su varie piattaforme, sul nostro sito, su Amazon, su San Paolo Store, nelle librerie, insomma, dovunque vi girate. Oh, guarda, trovo l'influencer dell'amore, proprio qua, guarda, eccolo. Con queste facce qua. Niente, comunque, ecco, vi ringrazio intanto di esserci stati. Vi aspettiamo martedì per la nostra diretta delle tre coppie 2.0 per la presentazione del libro Influenza dell'amore con il cardinal Matteo Zuppi. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao a tutti, ciao. Ma il mondo cambia come cambi tu.